Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. In questo video un tutorial per creare un biglietto di San Valentino, questo molto particolare lo creeremo con la gel plate. Prima però di lasciarvi a questo tutorial vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube e di attivare la campanellina per essere così informati all'uscita dei miei nuovi video. Ciao a tutti e ben ritrovati anche in questo nuovo video. Non so quanti di voi sappiano cos'è la gel plate, in realtà è molto famosa, forse più negli Stati Uniti rispetto a quello che lo è in Italia, ma tantissime persone di voi sicuramente la useranno già. Siccome San Valentino si sta avvicinando e siccome sta per uscire un mio nuovo corso con l'utilizzo della gel plate, vi volevo fare vedere questo tutorial, come utilizzare la gel plate per creare un biglietto di San Valentino in modo molto semplice, perché in realtà la gel plate può essere utilizzata anche in modi un po' più complessi per creare cose un po' più complesse, ma questo lo vedremo nel corso. Adesso andiamo con la ripresa dall'alto e andiamo a creare il nostro biglietto San Valentino. Ciao a tutti! Allora, eccoci per il nostro progetto di San Valentino. Come vi ho anticipato prima, per fare questo progetto ci servirà la nostra gel plate. Io l'ho appoggiata su, deve essere sempre su qualcosa di rigido, mai di molle o morbido, perché altrimenti si crea naturalmente delle onde e quindi la carta aderisce in modo diverso nei vari punti. Poi che cosa ci serve? Io l'ho appoggiata qua sopra, ma ho messo un foglio di carta sotto, come vedete, questo perché così vi faccio vedere meglio i colori. Poi vi servirà un foglio di carta, quelli della Risma tranquillamente da appoggiare di fianco, per pulire il vostro rullo e anche il vostro rullo. Vi ricordo che i link per acquistare la gel plate e il rullo li trovate qui sotto nelle informazioni del video. Vi ricordo anche che sta per uscire il corso sulla gel plate, che naturalmente lo trovate su dariaceppelli.teachable.com, che è il sito dove ho tutti i corsi. Ma adesso cominciamo il progetto di San Valentino. Per fare il nostro biglietto per San Valentino ci servirà anche della carta. Io ho questa carta perché se per fare un biglietto lo volevo un po' più rigido rispetto a quello a questi della Risma. Quindi ho preso un foglio di carta. Questo è un foglio liscio liscio ed è 200 grammi. Potete utilizzare qualunque tipo di foglio, ovviamente. Anche colorata, ovviamente, di qualunque spessore, insomma, dipende un po' da qualunque formato, ovviamente, dipende un po' da quello che volete, realizzare. Io ho preso questo foglio, l'ho piegato in due, in questo modo, quindi, e il mio biglietto si aprirà in questo modo e non in questo, quindi lo aprirò in verticale. La parte che andrò a stampare, quindi, è semplicemente questa qua davanti. Potete eventualmente stampare anche quella dietro se ritenete anche in modo diverso o anche l'interno. La mia gel plate è decisamente grande, è un 20x25, ma ce ne sono di tantissime misure. Quindi io comunque non andrò a utilizzare tutto lo spazio. Poi cosa ci servirà per fare questo progetto? Ci servirà un sagoma che avete ricavato della carta. Quindi io ho preso la mia stampante, ho stampato una sagoma che mi piaceva o l'ho disegnata ovviamente e poi dopo andate a ritagliarla. Questa è la mia, solo due uccellini, semplicemente due uccellini in questo modo. Li andrò a mettere in questo modo qua sul mio biglietto. Poi ho fatto anche dei cuoricini. Ne ho messi della carta una sopra l'altra, poi ovviamente l'ho tagliata con le forbici e ne ho fatti un po' tutti uguali, tutti della stessa misura, ne potete fare di misure diverse, insomma, come vi piace.
e le mettiamo qua vicino. Appoggiamo tutto qui vicino. Adesso ci servono gli acrilici. I colori che utilizzeremo sono quelli di San Valentino. Quindi il mio intento è quello di creare un bellissimo cielo e questi due uccellini con i cuoricini con delle sfumature che vanno dal rosso al rosa. Per prima cosa vado a fare il colore dei miei uccellini, quindi vado a prendere un rosso. Questo è un rosso arancio e adesso prendo anche un rosso più scuro. Ok, ne mettiamo un po' sulla nostra gel plate e con il nostro rullo andiamo a spalmarlo. Potete spalmarlo tutto e creare un unico colore o lasciare delle chiazze come sto facendo io. Ok, in questo caso non mi stamperò solo in una parte, quindi non mi interessa che i bordi siano tutti ben coperti. Prendo il mio biglietto nella parte che voglio stampare e lo appoggio sulla gel plate. Ok, schiacciate, schiacciate benissimo. In questo caso per schiacciare anche i bordi e fare in modo che non rimangano gli angoli non stampati, prendo un foglio di carta. Posso appoggiarla qua sopra o anche in questo caso qua, in modo da andare a schiacciare bene 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 bene. È importante questo passaggio. Schiacciate bene bene bene. Ok, togliamo il mio foglio che ha tirato su ovviamente la parte, ma non ci interessa, e andiamo a tirare via il nostro foglio. Il nostro biglietto ed ecco che è diventato tutto rosso. Bene, ora mettiamolo da parte. Vado a pulire la mia gel plate perché utilizzo altri colori. Vi accorgerete che questo è di acrilico, ma è comunque già asciutto, veramente si asciuga in tempo reale. Adesso vado a dare un altro colore. Che colore voglio dare? Come ho detto, voglio i miei uccellini, che questo sia il colore dei miei uccellini e dei miei cuori. E il resto voglio che sia un azzurro cielo. Per prima cosa metto il mio bianco e con uno Scottex vado a fare questo gioco qua creando delle nuvolette. Bene. Adesso prendiamo il nostro blu. Il nostro azzurro in questo caso. Mettetene un po' sulla vostra gel plate e prendete il rullo, ovviamente pulito, e andiamo a creare il mio cielo. Benissimo. Adesso prendiamo la sagoma dei nostri uccellini, la appoggiamo in questo modo, schiacciatela e prendiamo anche i cuoricini. Metteteli un po' dove credete. Io ne metto sicuramente uno al centro, ne metto uno di qua e uno di qua. E poi ne metto anche lì, praticamente circondo i miei uccellini e la metto anche qua. Benissimo, adesso riprendiamo il nostro foglio e andiamo ad appoggiarlo. Dovete naturalmente mettere al centro i vostri uccellini, quindi guardate bene, appoggiate e andate a schiacciare.
Prendete se volete un foglio per aiutarvi a schiacciare e andate a schiacciare come abbiamo fatto prima. Se avete un rullo pulito potete utilizzare anche il rullo, in questo caso lo posso utilizzare lo stesso perché tanto ho un foglio di carta che non andrò ad utilizzare, quindi mi può comunque aiutare anche in questo caso e mi serve per schiacciare il mio foglio. La gel plate è divertentissima, si possono creare tantissime cose, ma all'inizio non è semplicissimo perché il modo di ragionare è un po' al rovescio. Quindi oggi vi faccio vedere questo tutorial, ma se avete ovviamente voglia di imparare dall'A alla Z come si utilizza la gel plate, vi consiglio di andare su dariacepelli.teachable.com dove sta uscendo il nuovo corso. Togliamo questo foglio che non ci interessa e adesso, magia, 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 tiriamo su e voilà! È veramente, secondo me, fantastico. Ci si diverte veramente tantissimo. In poco tempo abbiamo fatto un bellissimo biglietto per San Valentino. Guardate, sembra un biglietto di opera d'arte. Voi cosa ne dite? Eccoci di nuovo qua. Quindi spero che questo tutorial vi abbia interessato e spero naturalmente che la gel plate vi abbia un po' preso, perché veramente è una stampa dalle mille possibilità. Vi ricordo che se vi interessa imparare la tecnica della gel plate per creare delle cose anche molto più complesse, sta per uscire il mio nuovo corso, che naturalmente trovate su www.dariacepelli.teachable.com, dove trovate tutti i miei corsi. Ringraziandovi per aver seguito anche questo mio nuovo video, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, a lasciare il pollice in su e a postare qui sotto i vostri biglietti di San Valentino con la gel plate.